Volevo leggervi questo breve estratto tratto dalle lezioni di letteratura di Nabokov, in cui parla di Proust. E queste parole sono direttamente sue di Proust. In una descrizione si può elencare una serie infinita di oggetti presenti nel luogo che viene descritto, ma la verità comincia solo nel momento in cui lo scrittore prende due oggetti diversi, definisce il rapporto esistenti fra loro e li racchiude nelle maglie indispensabili del suo stile. Oppure, quando a somiglianza della vita reale, confrontando qualità simili in due sensazioni, ne fa emergere l'essenza comune, unendole assieme in una metafora per sottrarle alle contingenze del tempo con parole eterne. Questo mi sembra un passaggio davvero importante. Beh, al di là che tutto comunque il libro è veramente un testo molto denso e da leggere. Dunque, perché mi ha colpito questo passaggio, diciamo forse anche in concomitanza degli editing che sto facendo e in cui una delle debolezze che noto è quella dei cliché, degli stereotipi oppure delle metafore già sentite. Ora, cosa avviene? Che se io adopero una metafora già sentita, non è soltanto un problema stilistico di appunto un qualcosa già sentito, non è soltanto un problema di scrittura, di stile. Il problema è di pensiero, nel senso che io sto andando a riciclare, andando ad operare l'associazione mentale che ha fatto una persona, un autore, e come dire, la sto riutilizzando, mentre il cuore della scrittura, della narrativa, della letteratura è proprio quello di andare a trovare queste associazioni tra due cose apparentemente distanti. Appunto, quando Proust dice in una descrizione si può elencare una serie infinita di oggetti presenti nel luogo che viene descritto, ma la verità comincia solo nel momento in cui lo scrittore prende due oggetti diversi, definisce il rapporto esistente fra loro e li racchiude nella maglia indispensabile del suo stile. Dunque, appunto, riparlando di editing che mi è capitato di fare ultimamente, a volte vedo un elenco, magari di descrizioni di personaggi che sono al supermercato e vengono descritti a livello estetico. Però appunto è un elenco semplicemente di fatti e, come dire, non si parte dalla descrizione estetica per cercare di andare oltre, per cercare di fare una nuova connessione o di utilizzare una nuova metafora, ma si rimane lì. Quando poi andiamo a fare una metafora, utilizziamo una metafora già sentita. Ad esempio, vi leggo una frase tratta da un romanzo. Pinco Pallo aveva la testa tonda come un pallone. Quindi ho evidenziato, commentato questa frase dicendo appunto che era un'espressione già sentita, quindi da cambiare. Quindi testa tonda come cosa. Ecco che se noi ci caliamo veramente nel punto di vista del narrante, della voce narrante, e la conosciamo, ecco che magari possiamo, ad esempio, una proposta era quella di invece di testa tonda come un pallone, testa tonda come un pomello di una porta che magari non riusciva ad aprire da piccolo. Ecco che in questo modo abbiamo creato una metafora nuova, originale, ma soprattutto nuova per la voce narrante, che in questo caso coincideva con il protagonista. Perché, ripeto, quando noi utilizziamo una metafora già sentita,
avvengono due cose. Uno, che il lettore scivola e va oltre, mentre se usiamo una figura retorica è proprio per catturare l'attenzione del lettore. E l'altro, appunto, il fatto che non stiamo mettendo niente di nostro, ma stiamo semplicemente ripetendo un'associazione mentale, un ponte mentale che ha fatto un'altra persona, mentre il nostro dovere è proprio quello, no? Quello che James Joyce chiama insight. E ecco, forse magari proprio perché quando ci sono queste illuminazioni attingiamo alla parte inconscia, quando scriviamo magari dovremmo scrivere un po' in trance, proprio per quasi con gli occhi socchiusi, proprio per andare a cercare un po' queste connessioni, queste illuminazioni, cioè trovare un elemento comune tra due cose, tra due oggetti, tra due sensazioni che apparentemente non le hanno. E questo è il compito dell'artista, e questo è il compito dello scrittore. E allora, ad esempio, vi leggo la mia proposta. Anziché l'amministratore delegato aveva la testa tonda come un pallone, si sentiva soffocare in quella sala. L'amministratore delegato parlava senza guardare nessuno. La testa era rotonda, lucida, bruna, la fronte increspata da rughe simili, piccole a onde. Fissava quel cranio sferico che sembrava il pomello di una porta e gli mancava l'aria. Avrebbe voluto allungare una mano, toccarlo, provare a ruotare. Girava, girava, ma la serratura compiva solo mezzo scatto. Aveva fatto ancora il cattivo, avrebbe passato 4 giorni senza mangiare e bere in quel ripostiglio semibuio, dove la luce illuminava solo l'ottone del pomello che gli rimandava la sua faccia da bambino distorta. Quei graffi sul pomello li conosceva a memoria, gli sembravano onde disegnate, così come quella sfera che lo condannava alla reclusione pareva un oblò di una nave, proprio come quella che prese quando decise di imbarcarsi e abbandonare la sua infanzia. Cosa ne pensate? L'amministratore delegato aveva finito la sua presentazione. Le rughe sulla fronte si erano distese, mentre il fantasma del proprio passato si era dissolto nel pulviscolo di luce. Ora, ovviamente, questa è soltanto una mia personale rielaborazione. Però quello che volevo farvi notare è come, avendo l'esigenza di creare una metafora nuova, una metafora soprattutto che deriva dalla connessione tra quello che vede il protagonista, che è anche la voce narrante, e appunto questa testa calva e un pomello, ecco che ho costruito addirittura un background, ho costruito addirittura una scena riportata tra l'altro con il flusso di coscienza, e questo mi ha dato l'opportunità di conoscere meglio il personaggio. Tra l'altro poi ho fatto una metafora nella metafora, in un gioco di, diciamo, di scatole cinesi. Quindi abbiamo l'amministratore delegato che ha la testa calva, ricorda al narratore il pomello della porta di quando era piccolo, e il pomello della porta di quando era piccolo gli ricordò l'oblò della nave che prese quando decise di lasciare il suo paese.